Buongiorno a tutti, gente povera, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui, nuovo snapshot. Devo fare in fretta. Perché questo snapshot è bello. Devo fare la review in fretta. Devo metterlo subito sul canale perché sono ansiolitico. Guardate, hanno aggiunto nuovi pesci tropicali. Yeah! Guarda questo qua, tutto arancione e grigio. Guardate questi qua. Quanto cavolo sei brutto. Nero e rosso, quanto cavolo sei bello. Quanto sei figo. Questi qua sono i cod. Questi qua sono bruttini, però sono grossi. Sono molto grossi. Pesci neri. No, sono azzurri, sono azzurri, che belli. Questo qua è un po' diverso. Un po' rosso e bianco. Oddio, ce n'è uno verde, ce n'è uno giallo. Che belli, oddio. Sono bellissimi sti pesci. Questo qua è l'uovo, che è Tropical Fish. Guardate quanto sono belli. Sono tutti mega colorati, oddio. Tutto rosa. Tutto rosa. Guardalo. No, è bellissimo. Sto qua è bellissimo. Oddio. È i colori dei Lakers. Madonna, è fantastico. Questi pesci sono una figata assurda, oddio, oddio, oddio quanto sono belli. Ah, mi viene l'asma. Ah, tutti rosa. Prima ne avevo visto uno verde però, vabbè. In teoria hanno anche aggiunto i coral plants. E poi hanno anche cambiato le textures. Adesso andiamo a vederle tutte, però prima volevo andare a vedere queste piante. Guarda quanto cavolo sono fighe. Wow, che belle che sono. Blu, molto bella. Wow, davvero una figata assurda. Davvero belle. Naturalmente, se proviamo a metterle sulla terraferma, secondo me non funzioneranno. Infatti non si possono mettere. Queste sono tutte le nuove textures dei coralli morti. Adesso ogni colore di corallo ha la propria texture morta. Quindi mettiamoli in fila. Non so se sono in fila giusti, però. Vediamo. Guardate. Che fighi, sono molto più belli di prima, quando non avevo ancora cambiato le texture. Mi sa che sono anche in fila, bene. Sono davvero dei bei blocchi, devo dire. Dei bei blocchi. Guardate che figata assurda. Non so se ne hanno già aggiunti, che posso già spawnare. Non ne sono sicuro, Andiamo un po' in giro per vedere. Però credo di no. Guardate, è cambiato. Sì, qua dovrebbe essere l'acqua calda. Qua invece diventa acqua fredda perché cambia il colore. Vedete, diventa più scuro. E non ci sono più pesci tropicali in teoria. Che figata assurda. Oh. Hanno anche aggiunto dei suoni. Però forse ne sentirete voi, però io in questo momento non riesco a sentirli. Devo alzare il volume. Sì, un pochino. Sì, si sente un pochino in realtà. Hanno fatto un cambiamento al modello del Phantom. Voglio proprio vedere come sarà. Speriamo che sia bello. Oddio! Oddio! Regà! Ma una figata assurda! Ma Cristo! Ma quanto cazzo sei bello! Madonna, è mille volte meglio di prima! Con la cagata nera! Guarda che figo, adesso sembra proprio un fantasma. Ma una figata.
È incredibile. Cioè, non mi sarei mai aspettato un cambiamento del genere. Wow! Guardate le ali. Mamma mia! Adesso sì che fan paura. Prima in confronto faceva schifo. Vediamo cosa fanno. Mi attacchi? Aia! Sì, mi attaccano. Maronne. Mi attaccano anche malissimo. Ehi, Bofu. Aia! Maledè, aia! Date via! Ah! Sta roba fa cagare in mano. Guardate come attaccano in branco e poi scendono giù. Aia! Ah! Aiuto! Ah! No, morirò! Morirò! Ops. Una tartarughina! È spawnata a caso, non l'ho spawnata io. Ciao, ma ciao, ma ciao, ma quanto sei bella! Ma ciao, ma ciao! Ho letto un po' più approfonditamente l'articolo. E dice che... Aspettate. Che nelle mappe che trovi nelle strutture sottomarine, queste mappe ti possono portare a un tesoro. Non ho capito bene. Ah, che se trovi una mappa in una rovina, sottomarina. Se trovi una mappa ti conduce a un tesoro sotto i mari, che è quello che stavo cercando prima. Che è una figata assurda. Io vorrei provarci, però. Proviamo a locate il tizio. Ecco, l'ho trovata, l'ho trovata. Subito, subito. Ma è qua vicinissimo. Devo andare subito. Oddio. Andiamo, corriamo. Quanto cavolo sono lento però, eh. Corri! Corri! Sali! Ok. Dovrebbe essere... Qua! Raga, hanno aggiunto le mappe del tesoro. Scendiamo, scendiamo. E qua dovrebbe... Eccolo! Eccolo, eccolo! Abbiamo trovato, signore, abbiamo trovato. Non lo posso aprire perché sono in spectator mode. Però sono sopra il blocco. Andiamo in creative. Game mode creative. Finalmente ho aggiunto qualcosa di bello nelle... Come che si chiamano? Nei tempi sottomarini. Vediamo cosa c'è. Oddio. Quanta roba. Ma una figata assurda. Ferro, oro, diamanti, smeraldi, pesce. Puoi trovare le armature e la TNT. Questo è un update. Madonna! Ma è bellissimo. 8 smeraldi. 8 smeraldi. 14 ferro, 2 d'oro. Un diamante, 2 TNT, un sacco di pesce. Madonna, non vedo l'ora di fare sta roba in survival. Mi sa che quando esce questo nuovo update inizia la survival. Devo iniziare per forza la survival. Comunque, le mappe per queste casse possono essere trovate nelle rovine. Quindi andate subito nelle rovine e cercate queste mappe perché sono una figata assurda. Ecco, io ho trovato la mappa in quella rovina lì. E il tesoro era lì, quindi sono abbastanza vicini, eh. Non è che devo andare molto lontano. E poi, nel sito, c'è un tease che dice che c'è scritto esattamente che ti condurranno un tesoro. Dentro queste casse del tesoro c'è una cosa molto speciale che però non hanno ancora aggiunto. Che non so proprio cosa sia perché hanno già aggiunto il tridente, quindi lì non potrei trovare. Non so se lì potrei trovare il tridente, forse sì, però hanno detto che aggiungeranno un'altra cosa che potrei trovare lì dentro, che non è il tridente.
Magari un'altra arma? Magari un oggetto speciale? Non lo so, sinceramente. Cosa puoi trovare in una cassa? Cos'è che non hanno ancora aggiunto, sinceramente? Non lo so. Cioè, i delfini non hanno aggiunto, però. Cosa dovresti trovare? Boh, sarà una sorpresa, sarà una sorpresa. Questo è tutto. L'ultima cosa, adesso ho letto bene l'articolo e servono i banner. Non so perché. Proviamo ad usarlo. E la mappa, naturalmente. Prima non sapevo come mettere i marker. C'è scritto sul sito che bisogna usare un banner, no? Ok. Potrebbe essere questo? No? Dai, fammelo aggiungere! Io sto facendo quello che c'è scritto. Non so cosa fare, cioè. Così? Così? Oh, oddio! Ho aggiunto qualcosa! Aspettate, eh. Proviamo ad andare di qua. Ok, qua c'è un villaggio. Magari io lo voglio segnare sulla mappa. Ok, sono troppo lontano, va bene. Torniamo qua. Io vado di qua. Voglio segnare questo posto, non so perché. Metto qua il banner e schiaccio con la destra, sì. Ed esce un banner. Ma cambiano i colori dei banner oppure no? Vediamo. Se io faccio banner, metto arancione da qualche altra parte. Metto qua. Faccio così. Ecco un banner arancione. Sta roba era davvero inaspettata. Madonna. Non so cosa serva. Magari. Boh, magari a segnare cose. Magari se trovi un posto bello e non lo ritrovi più, puoi segnarlo sulla mappa. Una cosa inaspettata, ma ben accetta. E niente, ho finito l'articolo. Per questo snapshot è finito qua. Sicuramente co le cose migliori erano i tesori sottomarini, le mappe che puoi trovare qua dentro. Non ho ancora capito quale sarà il tesoro speciale che potrai trovare lì dentro. Sicuramente un utente graditissimo sono i nuovi pesci tropicali. Questo qua è il mio preferito, giallo, giallo e viola, è davvero una figata assurda. Naturalmente con questi pesci, prima potevi fare un acquario con tre pesci e già, che cambiamento, signore, che cambiamento, ma adesso non so neanche quanti cavolo di pesci ci sono. Cioè, non riesco. Cioè, c'è quello striato, cioè, ci sono un sacco di pesci che puoi trovare. E credo, aspettate, il bucket, mi sono dimenticato, tu puoi prenderli, state fermi, oh, sì, puoi prenderli e ti darà il pesce che hai preso, come in tutti gli altri pesci. Madonna, che bello, la roba è una figata della Madonna. Cos'è che volevo dire? Ah sì, i Phantom forse saranno una cosa. Forse sicuramente qualcuno non piacerà questa texture. Però Madonna, sembra uno dei cattivi di Scooby-Doo. Guardalo che figo. Vuoi mettere con quello vecchio? Sinceramente. Guarda che texture. È uno scheletro bellissimo. È ancora un po' buggato. Dove. Oddio, lo sta andando. Dove ci sono i buchi nelle ali, però non si incastra più nei blocchi. Cioè, c'è questa tanta roba. C'ha gli occhi verdi, verdi smeraldo, forma di scheletro. È bellissimo. Io ne spawno 20.000. Tanto, Madonna, quanto cavolo siete belli! Vi amo tutti. Siete tutti i miei figli. Guardate che belli. Io voglio abitare in un paese così. Guardali. Volano in giro. E niente, signori,
Uno snapshot davvero bellissimo, eh. Io stavo facendo il tutorial di come fare il bagno nel nuovo snapshot che uscirà, mi sa, dopo questo. E Madonna, ho visto 18 V10A, pensato, ma mica quello vecchio era 19? L'ho guardato sul sito. Madonna, quanta roba ha aggiunto. I tesori poi. Non vedo l'ora di andare a trovare il survival. Poi, vabbè, sti phantom sono. Oh, oddio! Sono scomparsi! Sono scomparsi! Quindi nel giorno scompaiono. Facciamo time set night. E li mettiamo in giro. Mi sa che non despawneranno. Però se li metti. Wow! No, di notte! Di notte! Madonna! Quanto sono belli i suoi occhi verdi! I suoi occhi verdi di notte! Non potrò mai elogiare. Sono il mio nuovo mob preferito. Non potrò elogiare di più il lavoro che Jeb ha fatto con sto mob. Madonna, oh. Madonna. A me non piaceva quando era nero, però adesso è una figata assurda. E di giorno despawnano, scompaiono. Cioè, non è che se te ne vai despawnano, scompaiono proprio davanti ai tuoi occhi se è giorno. Signori, sono davvero eufobico. Sono davvero eufobico. E niente, noi date un pugno a quel like anche a vostra madre e noi ci vediamo in un prossimo video. Salutate, salutate. Evento, guardate quanto siete belli.